Lui con questa semplicità meravigliosa, questa santità stupenda, diceva: io guardo lui, cioè Gesù, e lui guarda me. Quindi Francesco era indirizzato ad attuare quegli aspetti di Fatima che possiamo dire, con questo santo paradosso, consolare Dio della sofferenza che riceve dalle ingratitudini degli uomini e consolare il cuore di Gesù e il cuore di Maria. Giacinta era, fra virgolette, specializzata nel sacrificarsi per i peccatori, per la conversione dei peccatori e riparare i loro peccati, e Lucia nella diffusione, la sua missione di vita sarà divina, quella missione divina di diffondere l'amore verso il cuore immacolato di Maria. Giacinta poi ci testimoniava proprio di aver ricevuto, di sentire dentro di sé questa luce che gli aveva comunicato la Madonna, che gli sviluppava come un fuoco, un calore, e quindi così ne parlava, un grande amore verso Gesù, verso il Papa e verso il cuore immacolato di Maria. Un'altra visione molto drammatica è questa di folle che si aggirano per i campi piangendo perché non hanno nulla da mangiare, e questa volta è Santo Padre in una chiesa che prega davanti al cuore immacolato di Maria. Ed era così angosciata Giacinta, questo è un altro aspetto di grande santità, per la sorte delle anime degli uomini, che spesso la trovavano pensierosa, e Lucia o Francesco dice: ma cosa stai pensando? Sto pensando a quelli che, a questa guerra che ci sarà, cioè la seconda guerra mondiale, quella che poi noi chiamiamo seconda guerra mondiale, e queste, e le anime che moriranno in questa guerra, e vanno quasi tutte all'inferno. Qui abbiamo, poi ho citato appunto, come ho già detto, la profezia, la predizione della Madonna sulla sua morte, così, che lei ha accolto questo dolore in spirito di sacrificio, e poi questa grande eroica coscienza, questo fuoco apostolico che aveva Giacinta, perché dice, è bello ricordare proprio letteralmente queste parole, che diceva: se potessi mettere nel cuore di tutti la luce che ho qui dentro, nel petto, a bruciarmi e farmi amare tanto il cuore di Gesù e il cuore di Maria. Un altro insegnamento che appartiene alla tradizione cattolica, ma oggi dà molto fastidio ricordarlo, è questo: le guerre non sono altro che il castigo per i peccati del mondo. La Madonna non può più trattenere il braccio del suo amato figliolo. Volevo appunto chiedere poi anche a Don Gino questo, cioè c'è come una logica molto chiara, molto coerente in Fatima, che si inserisce all'interno della storia della salvezza e della storia di questi interventi straordinari di Dio, e come io preannuncio una sintesi, poi chiedo a Don Gino di dirci qualcosa in merito, è come se Maria, il culto del cuore immacolato di Maria, sia un'ultima tavola di salvezza che la misericordia di Dio propone agli uomini, perché se la maggior parte degli uomini rifiuta Gesù, non vive il battesimo, rifiuta Gesù Cristo, interviene la madre di Dio. Non a caso nei tempi recenti sono moltiplicati questi interventi riconosciuti dalla Chiesa, spesso anche poco conosciuti. Lo vediamo ancora meglio in queste ultime rivelazioni a Lucia, quando la Madonna stessa, apparendo Lucia negli anni 20 e 30, gli dice: abbi compassione del mio cuore trafitto dalle spine. Ma anche quando nella terza parte del segreto la Madonna blocca questa giustizia di Dio che l'uomo merita, ma la Madonna intercede a trattenere il braccio di Gesù. Quindi c'è questo forte ruolo di corredentrice, di avvocata dell'umanità, come Mosè prima interveniva per difendere il popolo di Israele colpevole di ribellarsi a Dio, così la Madonna adesso interviene. Nel 1925 a Suor Lucia, che era in un monastero in Spagna, prima di andare carmelitana a Coimbra, gli dice proprio questo che gli ha detto: abbi compassione del mio cuore, e gli mostra questa visione di lei col cuore in mano, come spesso c'è la raffigurazione tipica del cuore di Gesù incoronato, con la corona di spine, qui il cuore di Maria. E poi nel 29 ha una visione della Trinità, e la Madonna gli dice, quindi la grande concretezza anche di Fatima, è giunto il momento in cui Gesù vuole che il Santo Padre consacri la Russia al cuore immacolato. E questa consacrazione quindi convertirà la Russia, e poi gli dice una cosa impressionante, importantissima, la Madonna Suor Lucia: sono tante le anime che la giustizia di Dio condanna per i peccati commessi contro di me. E spiega, e la Madonna poi gli chiede: ma perché è così importante questa comunione dei cinque, perché cinque sabati? Cioè in pratica la Madonna ha chiesto tre cose fondamentali, la diffusione del cuore immacolato, del culto al cuore immacolato,
La consacrazione della Russia, questo è indirizzato specificamente ovviamente a Santo Padre, lui e non altri deve consacrare la Russia in comunione con tutti i vescovi del mondo con un atto pubblico e solenne, ma tutti noi chiede poi di preciso la pratica dei cinque sabati, cioè il primo sabato di ogni mese, per cinque mesi consecutivi, la Madonna chiede la confessione, la recita del rosario dedicato sempre al cuore immacolato di Maria, e di la messa, l'Eucaristia, e di meditare per 15 minuti i 15 misteri del rosario. Quindi c'è anche un'attenzione particolare non solo a pregarlo il rosario, ma a pregarlo bene, perché il rosario è una preghiera meditativa di contemplazione dei misteri di Gesù, di Maria, come spesso ci ricorda il nostro vescovo. Poi noi, quando lo recitiamo, un po' la fretta, la stanchezza, ci dimentichiamo, la interpretiamo solo come una preghiera di richiesta, ma non di approfondimento. E allora spiega la Madonna con grande concretezza, e questo è abbastanza drammatico e pesante, ma anche molto utile, perché cinque? Perché sono cinque le offese, le bestemmie contro Dio, che però che passano attraverso un'offesa a Maria, cioè il prendere in giro la sua verginità, la sua maternità, il disprezzarla, l'inculcare nei bambini indifferenza verso Maria e l'oltraggiare nelle immagini. Beh, quanto è attuale in una società che deride qualsiasi forma di purezza e deride e massacra l'immagine stessa della donna, riducendola a merce, come riduce tutto a merce, quanto è attuale questo discorso, quanto è drammatico, perché se la misericordia di Dio ragiona così, e c'è una logica, mi sembra molto, molto precisa e coerente, non siamo messi bene, perché se la Madonna interviene come a supplire a un rifiuto di Cristo, quindi non hanno creduto Gesù, proviamo con la tenerezza di una madre, cosa ci chiede? Proprio sembra un'ultima spiaggia, Fatima, perché se anche la madre viene rifiutata, allora la Madonna, sempre mandata da Gesù, non di sua iniziativa, ci dice, beh, bisogna riparare allora ai peccati fatti a Dio offendendo sua madre. E quindi, insomma, mi sembra qualcosa di molto importante e stringente. Nel 1930, infine, abbiamo una comunicazione interiore, ci testimonia solo Lucia nelle sue memorie, di Gesù stesso a Lucia, un Gesù amareggiato che gli dice: non hanno voluto ascoltare la mia richiesta, quindi il Papa di allora non ha consacrato la Russia, e fa un riferimento che fa anche qua accaponare la pelle, fa venire la pelle d'oca, perché dice Gesù, secondo sua Lucia, come i re di Francia se ne pentiranno e la faranno, cioè la consacrazione della Russia, ma sarà tardi. La Russia avrà già sparso i suoi errori nel mondo, provocando guerre, persecuzione della Chiesa, il Santo Padre dovrà soffrire molto. Don Gino mi insegna che questo riferimento al re di Francia va collegato a Santa Maria Margherita, che, a cui appare Gesù, appare alle Monie, quindi il grande slancio del culto al cuore santissimo di Gesù, e Gesù attraverso Santa Maria Margherita chiede al re di Francia, Luigi XIV, la consacrazione della Francia al cuore di Gesù, ma consacrazione che non è stata fatta allora, e poi abbiamo visto com'è finita la monarchia. La fece l'ultimo, la fece in carcere, giustamente l'ultimo, Luigi XVI in carcere, poco prima di essere decapitato. Quindi chiedo a Don Gino una riflessione un po' sul cuore dell'insegnamento di Fatima e sulla sua attualità. Grazie. Il cuore dell'insegnamento di Fatima è appunto, come ha ricordato l'avvocato Prati, molto, come si può dire, poco politicamente o ecclesialmente corretto, perché che l'inferno c'è, che la preghiera serve e che le nostre azioni di singoli e di chiesa hanno un riflesso su tutto il mondo, addirittura sulla pace, potrebbero addirittura fermare le guerre. Avrebbe potuto fermare anche la guerra, la seconda guerra mondiale, la consacrazione della Russia, chiesta all'inizio degli anni 30. Verrò ancora per chiedere la consacrazione della Russia al cuore immacolato e la comunione riparatrice dei primi sabati. Sono due cose, una chiesta al Papa in comunione con tutti i vescovi e l'altra chiesta a ciascuno di noi. Ecco, noi possiamo lamentarci che la consacrazione non sia stata ancora fatta in modo completo, anche su questo punto poi si può leggere un po' tutta una serie di varie opinioni
Fatto sta che storicamente una consacrazione fatta dal Papa della Russia, specificatamente direttamente nominata, in unione con tutti i vescovi del mondo, non fu mai fatta. Quello che arrivò più vicino a farla fu Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. E possiamo, dicevo, lamentarci di questo fatto, ma non dipende da noi, non siamo papi noi, non siamo il Papa. Ma la comunione riparatrice dei cinque sabati, la pratica dei cinque sabati, possiamo farla. A Vivuzzolo l'abbiamo iniziata quest'anno, l'abbiamo già fatta un altro anno, quest'anno l'abbiamo ripresa, anno di Fatima, a febbraio, e va a terminare con il prossimo mese di giugno. Ma c'è occasione, non c'è necessario che una parrocchia organizzi il tutto, si può fare anche personalmente. Per quanto riguarda la consacrazione della Russia, dicevo che quello che è arrivato più vicino a farla è stato, a mio giudizio, Giovanni Paolo II. Fece la consacrazione del mondo Pio XII e Lucia dice nelle sue memorie che questo abbreviò la Seconda Guerra Mondiale, la fece nel 1942. Nel 1952 la ripeté durante la Guerra di Corea. A metà del 52, all'inizio dell'anno successivo, moriva Stalin, ma non può essere una coincidenza, certamente. Comunque non era attesa la morte di Stalin, è finita anche la guerra poi. Nel 1984, dopo l'attentato, che ricordo, lo sappiamo tutti, ma magari qualcuno tra i più giovani non lo sa, che l'attentato a Giovanni Paolo II è datato 13 maggio dell'81, anche questo ha particolarmente impressionato il Papa, che da quel momento in poi si informa in modo particolare sul segreto, su tutto quello che riguarda Fatima, e il 24 di marzo del 1984, comunione con un buon numero di vescovi, ma non tutti, anche se arrivò l'ordine a tutti, non tutti ubbidirono purtroppo, fece una consacrazione in piazza San Pietro davanti all'immagine della Madonna di Fatima, fatta arrivare appositamente da Fatima. Era il 24 marzo del 84, la vigilia della festa dell'Annunciazione. La fece dicendo che ti consacriamo, ti affidiamo quei popoli di cui tu in modo particolare tu attendi la consacrazione. Non nominò in modo specifico, udibile, perché qualcuno dice che in modo non udibile, se non dai più vicini, la parola Russia la disse però, non fu udito. E di questa consacrazione parlò poi Lucia, dicendo addirittura che la consacrazione dell'84 ha evitato una guerra atomica che sarebbe accaduta nell'85. Come ha fatto sapere Lucia una cosa del genere, ce lo siamo sempre domandati. Infatti, soltanto essere un'indicazione arrivata dal cielo. A questo proposito ci ha soccorso il cardinale Bertone, il quale, appena dopo la morte di Lucia, che è morta il 13, anche lì il 13, ricorre, il 13 febbraio del 2005, il 17 febbraio fa un'intervista, se non erro, a Repubblica, mi pare. Durante questa intervista il prelato dice: Lucia ebbe, lui è uno dei è stato più volte inviato dal Vaticano per incontrare Lucia e quindi conosce bene Fatima. Lucia ebbe una visione della Madonna nell'84. L'ultima pubblica, che cosa voglia dire pubblica non lo so, bisognerebbe chiederla a lui, di cui non si è mai parlato, durante la quale la Madonna la ringraziava della consacrazione nel suo nome.
Quindi sembra che quell'occasione nell'84, dopo che è venuta la consacrazione, la Madonna abbia detto che questa consacrazione che è stata appena fatta ha evitato una guerra che sarebbe scoppiata l'anno dopo. Abbiamo avuto una conferma di ciò, sì, dal punto di vista storico, con l'apertura di alcuni archivi avvenuta recentemente, sì, abbiamo scoperto che sono avvenute delle cose particolari in quell'anno. Tutto era pronto per un attacco, adesso la faccio breve, ma la Russia si trovava in grave difficoltà, la Russia e l'Unione Sovietica, circondata da nemici, pressata un po' come adesso la Russia, soprattutto dall'offensiva reganiana delle guerre stellari, la faccio molto molto semplice, in crisi dal punto di vista economico, si rendeva conto che non avrebbe potuto reggere questo confronto con l'Occidente, che l'unica speranza che aveva era poter dare un colpo vincente di sorpresa al nemico. Tutto era pronto per questo, si stavano preparando i piani di attacco, ma ci fu un incidente misterioso in un arsenale atomico che serviva, da quanto ho capito, per rifornire i sottomarini, che ha messo fuori uso gran parte appunto di questi armamenti dell'apparato missilistico che riguardava l'Atlantico. E questo incidente dell'arsenale di Severomorsk avvenne proprio il 13 maggio del 1984, una coincidenza anche questo, però. E il fatto che ha portato l'Unione Sovietica alla decisione di mettere da parte questo piano folle di attaccare con armi nucleari la NATO, l'Occidente. Poi altre date che possono farci un po' impressione, l'8 dicembre, festa dell'Immacolata dell'87, nel 70° anniversario di Fatima, dell'apparizione di Fatima, le due superpotenze firmano un trattato di denuclearizzazione, cioè di riduzione degli armamenti. L'8 dicembre, un altro 8 dicembre, festa dell'Immacolata del 91, si firma l'atto di scioglimento dell'Unione Sovietica, si decide lo scioglimento e la trasformazione dell'Unione Sovietica in una comunità di stati indipendenti che poi ha dato origine all'attuale Russia, Ucraina, eccetera, Lituania, Estonia, Lettonia, eccetera, e tutti gli altri stati che facevano parte di quest'Unione Sovietica. Il 25 dicembre, ci ricordiamo tutti di quel mese, del 91, la bandiera sovietica che viene ammainata dal pennone del Cremlino, un'altra data significativa. Sembra quasi che il Signore voglia servirsi delle date per lasciare la sua traccia, sono io che agisco nella storia, lasciando, come dice Pascal, abbastanza luce per chi vuole credere e abbastanza buio per chi non vuole credere, perché la fede deve essere un atto meritorio. Se è evidente che è così, che il Signore c'è e agisce, allora non sarebbe più un atto meritorio se ci fosse un'evidenza. Invece deve poter rimanere sempre un'evidenza, un atto meritorio, quindi ci deve essere abbastanza luce per chi vuol credere, è abbastanza buio per chi vuole rimanere nelle tenebre della non credenza. E questo a proposito della consacrazione, a parte che di questo, più volte è stata fatta richiesta pubblica da parte di molte persone, prelati, fedeli, sono raccolte firme perché il Papa proceda in questa direzione. È veramente qualcosa di impressionante che il cielo voglia subordinare alla volontà degli uomini, alla cooperazione degli uomini, qualcosa di importante come la pace.
Questo è però per ricordarci che dobbiamo fare anche noi la nostra parte. Dicevo, noi non possiamo farla a livello di consacrare se non la nostra persona, le nostre famiglie, quello su cui abbiamo potere, io ho la mia parrocchia, possiamo agire, consacrare e dobbiamo consacrare quello su cui abbiamo una giurisdizione, tra virgolette, qualsiasi, che sia anche la nostra sola famiglia. Lì possiamo agire e possiamo consacrare il cuore immacolato, ma il mondo non è nella nostra giurisdizione, noi non siamo il pastore universale, questo è rimesso alla volontà del Papa. Quello che fa impressione è che già nel 1931, mi pare 31-30, no? La Madonna aveva detto a Lucia, la faranno sì, quando sarà troppo tardi, e seguiranno questi uomini di chiesa, seguiranno la sorte, perché dice proprio così, seguiranno la sorte del re di Francia, che la fece quando era troppo tardi, nel 1793, qualche tempo prima di salire sul patibolo della ghigliottina, perché nel 1689, quindi 100 anni prima, siamo nel centenario, il Sacro Cuore, apparendo a Parere Lemoniale, aveva fatto al re di Francia, per venire attraverso la veggente al re di Francia, tre richieste: la consacrazione della Francia, fatta dal re, l'inserimento del Sacro Cuore, dell'immagine del cuore, del Sacro Cuore, nello stemma reale, nella bandiera reale, e poi la costruzione di un grande santuario in onore del Sacro Cuore, che poi fu fatto, anche quello, sempre in ritardo, dopo il tempo massimo, quando ormai, ed è il grande santuario del Sacro Cuore di Montmartre, qualcuno se è stato a Parigi l'avrà certamente visto o visitato. La faranno quando sarà troppo tardi, e seguiranno nella sorte, la sorte del re di Francia, il re di Francia di cui si parla, che fece poi quando era troppo tardi la consacrazione, e Luigi XVI, che sarà poi ghigliottinato. Ci sono delle domande? A me è colpito molto quell'episodio di Hitler che vede questa aurora boreale con i suoi generali. Mi ha ricordato un po' il faraone con Mosè, perché il faraone di fronte alle piaghe d'Egitto si è ancora più indurito. Hitler, invece di interpretare come un monito a non fare la guerra, vedere il cielo rosso come sangue, l'ha interpretato come un incoraggiamento a farla subito. E quindi questa è un'ulteriore conferma di quello che lei ci diceva, cioè il cielo parla, ma l'uomo è libero di accettare. Fino a quanto sapesse, può darsi che fosse di Fatima Hitler, non so. No, di Fatima no, però certamente un episodio così straordinario avrebbe dovuto seminare, in qualche generale ha seminato paura, avevo letto che uno di questi generali poi voleva opporsi a questo piano, l'invasione fu fatto fuori pochi giorni dopo. Generali cattolici che si opposero ci furono. Infatti, sì. Quindi il cielo ha questi interventi straordinari, poi non costringe gli uomini, quindi possiamo crederci, non crederci, seguirli o non seguirli. Certamente io non so dire se è stata fatta o no la consacrazione della Russia, non mi permetto, però non vedo una grande fioritura di spirito religioso né in Europa né in Russia, tantomeno nel resto del mondo. In Russia c'è una ripresa notevole della vita religiosa. Adesso bisogna vedere che cosa si intende, qui c'è Don Roberto, potrebbe darci testimonianza. Sì, sì. Cosa si intende per conversione della Russia? Perché la Russia è semplicemente l'origine di tutto, e di tutto il male che si è diffuso nel mondo, e la conversione può portare a una, come la fonte che prima fa scorrere acque putride, poi dopo rinnovandosi fa scorrere acque limpide, non sappiamo. Conversione della Russia al cattolicesimo la vedo un po' dura. È un po' difficile, comunque c'è una notevole ripresa della vita religiosa, si sono costruite non so quante chiese e quante migliaia di chiese e centinaia di monasteri, se c'è una nazione che è ritornata cristiana dopo aver attraversato
il lungo diciamo, esodo del comunismo, questa lunga marcia del comunismo ateo proprio la Russia. E se dobbiamo dirlo, anche i satelliti dell'Unione Sovietica, dove si è preservata un po' la fede. No? Sì, senza dubbio. Adesso non possiamo scendere adesso in particolare, sennò diventa una discussione che sembra politica. Di lasciare parlare Don Gino, do una risposta io meno diplomatica. Le sue domande sono molto intelligenti, ma io e Don Gino non mi sembra che abbiamo... No, ma io sono una persona molto suscettibile, quindi rispondo lo stesso. Non mi sembra che abbiamo detto opinioni personali, abbiamo cercato... L'interpretazione è sempre personale, potremmo dire allora che gli apostoli hanno capito male, forse i Vangeli che riceviamo non sono esattamente quello che ha detto Gesù, può essere, però dove siamo chiamati a credere a quei Vangeli. Certo, però mi sembra che siano, io vi ho fatto vedere le preghiere dell'angelo, io e Don Gino non mi sembra abbiamo detto pensieri personali che non sarebbero assolutamente interessanti, no? Non siete venuti qua a sentire opinioni mie o di Don Gino. Abbiamo mostrato parole di un'apparizione riconosciuta dalla Chiesa Cattolica, dove ci sono soprattutto preghiere e insegnamenti che Dio attraverso degli angeli, attraverso la Madre di Dio, dà non certamente solo a tre fanciulli, ma a tutti gli uomini. Ho mostrato apposta le preghiere dell'angelo, soprattutto quella sulla Trinità, perché è una preghiera che riassume tutto il catechismo, riassume tutte le verità della nostra fede. La Trinità, l'Eucaristia. Ma infatti, ma la Madonna non è venuta... Cioè, ma nessuno dice che Fatima sostituisce la dottrina cattolica. Fatima conferma la Chiesa cattolica, e per questo che l'ha riconosciuta, perché dice le stesse cose, ma le dice, la Madonna interviene, lei mi insegna, lo insegna la Chiesa, non per fare dottrine nuove, che si concludono con l'Apocalisse di Giovanni, ma per riavvivare la fede, far sì che gli uomini la vivano questa dottrina, perché se rimane sui libri
noi possiamo anche dire, ad esempio, io non vedo un grande accoglimento di questo messaggio, che non è un messaggio sganciato dalla verità cattolica, no? Cioè non è che questa verità c'era anche prima di Fatima, però se è scomodata la Madre di Dio per ricordarle, forse perché la società già all'inizio del Novecento stava prendendo una direzione che non era quella cattolica, quella del Vangelo. Ne vediamo le conseguenze oggi. Vorrei sapere oggi quanti fanno la pratica dei cinque sabati, quanti hanno moti interiori di amore verso il cuore immacolato, quanti si rendono conto cosa sia la Santissima Eucaristia. Non mi sembra che la società stia andando verso un ritorno alla fede in Europa. In Russia certamente ci sono stati dei grandi miglioramenti, non si massacrano più gli oppositori e c'è una certa libertà di fede, ma non mi sembra che sia convertita, ci sia una conversione. La Madonna collega la conversione della Russia alla sua consacrazione e al trionfo del cuore immacolato. Io non vedo trionfi del cuore immacolato oggi, vorrei sapere se voi li vedete, a me non sembra. Lascio la parola a Don Gino, scusi la prolissità. Ma... Allora, prima di tutto all'obiezione di Don Roberto si deve rispondere in questo modo. Se c'è un'apparizione che si sottomette al regime gerarchico della Chiesa è proprio quella di Fatima. Si fanno le richieste, si presentano le richieste, ma se il Papa non consacra non è che sia un invito alla ribellione o a chissà che cosa, si presenta alla gerarchia. La richiesta è stato fatto così sempre, no? Quante volte Lucia ha chiesto, un dossier su questo punto, qualche volta ha chiesto più volte al Papa di operare in questo senso, ma sempre sottomettendosi alla decisione ultima della gerarchia. Adesso noi ricordiamo quelle immagini, perché poi con la televisione la storia è diventata immagine di Lucia, di Sor Lucia, che consegna un grande plico a Giovanni Paolo II proprio nella sacrestia poco prima della celebrazione del 13 maggio del 2000, quando furono beatificati Giacinta e Francesco e quando fu dato l'annuncio della prossima rivelazione del cosiddetto terzo segreto. Quell'immagine plasticamente ci presenta appunto la veggente che si sottopone e si sottomette e presenta delle petizioni, delle suppliche, quello che si vuole, al Santo Padre. Per quanto riguarda la questione dell'interpretazione, ecco, noi dobbiamo ricordare che Fatima è un fatto storico riconosciuto della Chiesa. La Madonna ha portato un messaggio a tre bambini portoghesi nel 1917, un messaggio per tutta la Chiesa. C'è chi, naturalmente anche nella Chiesa, c'è chi vede tutta la storia, che interpreta tutta la storia di questo tempo, ma sotto il segno di Fatima, no? Come se fosse una grande, usando una parola che era cara a Benedetto XVI, una grande ermeneutica, una grande chiave interpretativa di tutto, no? E tutto deve passare attraverso questo filtro, come se fossero degli occhiali, no? Gli occhiali di Fatima, mettiamo, e attraverso questo si deve leggere tutto. Questo può essere eccessivo, però è anche eccessiva la posizione contraria, è qualcosa di superfluo. Fatima non è il tutto, ma non è nemmeno qualcosa di inutile. Potremmo dire, per stare in un equilibrio, no? Che è qualcosa di molto prezioso per la Chiesa. Se dovessimo interpretare pensare a Fatima, dovremmo dire che è una apparizione sui generis, perché se noi pensiamo a Lourdes, ha un messaggio prettamente religioso. Pensate a quello che la Madonna ha detto a Lourdes, è tutto riferito alla vita spirituale, no? Al dogma di fede, al dogma dell'Immacolata, eccetera, alla vita, alla conversione, alla penitenza, alla preghiera. Sono tutti messaggi prettamente religiosi. Il messaggio di Fatima, oltre a questo, ha un messaggio storico, politico, ecclesiale, è qualcosa di particolare che abbiamo saputo, aveva anche il messaggio di La Salette,
Ma la Chiesa, che Don Roberto vedi che può avvenire, la Chiesa ha provveduto a espungere tutto quello che poi i due veggenti, Melania e Massimino, hanno poi aggiunto, che ci sono un sacco di altre cose che sono state aggiunte dai veggenti di La Salette, no? Successivamente, l'abbiamo conosciute in quest'ultimo tempo, in questi ultimi tempi, sono stati pubblicati, se non erro, nel 1999, ma per 150 anni non abbiamo saputo niente. Il messaggio di La Salette era sintetico, molto chiaro e molto preciso, le parole della Madonna sono state quelle, poi quello che hanno detto i veggenti dopo, la Chiesa ha provveduto a tenercelo nascosto, segreto del Santo Ufficio, l'abbiamo conosciuto adesso e leggiamo con una certa curiosità e nello stesso tempo con alcune cautele quello che hanno scritto quei veggenti. Qui la cosa si è subito, come si può dire, la Chiesa non ha provveduto a tenerci nascosto queste cose, forse perché non ha potuto, perché era talmente, il messaggio era veramente per tutti, o forse perché la Chiesa, cosa che noi non sappiamo, sa bene, le autorità sanno bene che questo messaggio ha dei riflessi che possono riguardare davvero la storia dell'umanità, perché se è vero che c'è una parte che non si conosce, su questo punto però bisognerebbe fare una conferenza a parte, bisognerebbe invitare qualcuno un po' più esperto di noi, perché se si cerca di capire qualcosa di questa questione, su questa famosa parte del segreto che non è stata rivelata e per quale motivo, veramente ci si perde, diventa un rebus. Se qualcuno vuole approfondire un po' la questione, io tra tutti i libri che ho letto in questo periodo su Fatima ho trovato particolarmente, lo faccio principalmente perché voglio, se qualcuno vuole approfondire, particolarmente fatto bene dal punto di vista scientifico questo di Saverio Gaeta, Fatima tutta la verità. Per quanto riguarda poi la questione del dogma, il messaggio di Fatima non fa altro che ripetere il dogma, non c'è niente di nuovo, se non questo riferimento particolare a una singola nazione che dobbiamo ricordare però è anche quella che si autodefinisce essere la terza Roma, dove si è, secondo punto, qualcuno si è conservato il dogma della fede, davvero. Non ci sono domande? Prego. Posso rispondere io? È un'altra di quelle coincidenze stranissime, però chi ci vede abbastanza, chi ci vede una grande luce per credere, è che questa visione è datata 13 ottobre dell'80, 1884, se poi uno fa i calcoli, 33 anni, esattamente 33 anni prima del 13 ottobre del 17. Qualcuno poi ci ha fatto un calcolo ancora sopra dicendo che i 100 anni che fu nella visione di Leone XIII, Dio avrebbe assegnato, però qui è un Papa che parla, non è una piccola bambina del Portogallo, che avrebbe assegnato a Satana per distruggere la Chiesa senza riuscirci, e qualcuno li fa decorrere addirittura dal 13 ottobre del 17, ma proprio perché mi sembra che il fatto che siano semplicemente 33 anni dopo quella visione sia un po' così, una base un po' fragile per far decorrere i 100 anni da quella data. Comunque, c'è chi lo pensa. Io aggiungo solo una nota polemica, perché sono una persona polemica. Non sono io, non è Don Gino, è il Papa, quindi bisogna ascoltarlo, no? Obbedirgli, che ha detto che siamo già nella terza guerra mondiale. Ma qualunque persona di buon senso, se vede cosa sta succedendo, non può che dire, forse non hanno ascoltato Fatima prima della seconda guerra mondiale,
nulla esclude. Cosa esclude ci possa essere una terza guerra mondiale? Non siamo vicinissimi? In Corea, in Siria, in Ucraina? Non lo dico io, lo dicono gli esperti dell'orologio atomico, che è un comitato di esperti che esiste dagli anni 70, che monitora la situazione della politica internazionale usando la metafora dell'orologio per cui la mezzanotte coincide con lo scoppio di una guerra mondiale, di una guerra nucleare. E questi esperti, quindi non io, che non sono nessuno, ci dicono, e lo studiano professionalmente questo, che siamo a 2 minuti alla mezzanotte. Cioè il rischio di guerra nucleare oggi, nel 2017, è molto più alto del rischio degli anni 70, del rischio della crisi di Cuba. Quindi, se non crediamo all'importanza di Fatima, usiamo il cervello. Crediamo ai nostri occhi, crediamo alla nostra intelligenza. Se posso aggiungere, sì. Cioè, proprio di questi giorni, non è mai successo qualcosa di veramente di molto preoccupante, che l'Inghilterra abbia minacciato, l'Inghilterra non fa niente senza che gli Stati Uniti gli dicano di fare o non fare, che abbia minacciato di un primo colpo nucleare la Russia, al quale la Russia ha risposto che l'Inghilterra sarebbe cancellata dalla carta geografica del mondo se avvenisse. Cioè sono minacce gravissime. Poi un primo colpo non è mai stato minacciato da nessuno, magari pensato come avevano pensato i russi, ma mai minacciato da nessuno durante il periodo della guerra fredda. Mai nell'America, nella Russia hanno mai detto noi colpiremo per primo con armi atomiche. Semmai hanno sempre detto se ci colpite per primi noi risponderemo con tutta la nostra potenza di fuoco. Ma nessuno mai ha prospettato la possibilità di un primo colpo. Anche questa questione della Nord Corea e del resto, cioè ci sono 3 punti di frizione molto importanti, ma quello che è più preoccupante è che gli Stati Uniti stanno circondando sia la Russia che la Cina, con la scusa gli uni dell'Iran, che avrebbe armi atomiche e missili che nessuno ha mai visto, pronti a colpire gli Stati Uniti, circondando la Russia di un sistema antimissilistico che davvero potrebbe rendere possibile un primo colpo. La stessa cosa con la scusa, perché è solo una scusa, la Corea del Nord se tira un missile gli casca in testa, lo abbiamo capito, ma è una scusa per circondare la Cina di armi antimissile per poter dare un primo colpo, o per meglio, per minacciare di un primo colpo, in modo che queste nazioni si sottomettano agli Stati Uniti, oppure decidano di farlo loro, capite, il primo colpo. Questo è veramente molto preoccupante e veramente stiamo arrivando a pochi secondi prima della mezzanotte. Davvero sarebbe necessario che tutti ci mettiamo a pregare veramente, perché siamo a rischio, perché una guerra nucleare non salva nessuno. Sapete che io lavoro a Milano, nella pubblicità ci sono anche dei simboli, dei segnali che oggi potete mandare attraverso la pubblicità. Stavo prendendo la metropolitana, mi si è caponata la pelle perché ho visto la pubblicità di Aeroflot, che è l'aviazione civile della Russia, a proposito della rinascita spirituale della Russia. Sicuramente c'è nel popolo la rinascita, ma bisogna vedere il governo. Io sono un ammiratore di Putin, però di più vorrei ammirare Gesù Cristo e la Madonna. Vedo la pubblicità dell'Aeroflot, linea civile russa, non militare, perché la stella rossa, simbolo del comunismo, è stata conservata da Putin nell'esercito, nell'aviazione militare, ma la falce martello non è più stata usata dal governo russo nel 91. Ebbene, andate a Milano, vedete, vola in Cina attraverso Mosca, una bella hostess, con sul petto e sul berretto falce e martello. Putin ha detto che se uno... Pace a te. Vedete che da Fatima non si esce. Se una nostalgia del comunismo non ha cervello, se uno ripudia la storia dell'Unione Sovietica, che la loro storia non ha cuore, quindi dobbiamo anche capire che a certi simboli sono legati al loro inno, l'inno dell'Unione Sovietica, cambiandogli le parole l'hanno ripreso dopo che Yeltsin l'aveva messo nel cassetto. Cioè non possiamo nemmeno invietare un popolo di ammirare la propria storia, che poi tra l'altro l'Unione Sovietica l'hanno celebrata adesso con la vittoria.
la conversione della Russia, è anche questo un mistero, che cosa significhi? Io penso che la Madonna ci ha dato un indizio quando ha detto che la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il mondo, e a Lucia chiesero poi specificatamente se questi errori sarebbero, del comunismo sarebbero arrivati anche negli Stati Uniti. Noi sappiamo che se c'è una nazione anticomunista sono gli Stati Uniti, però Lucia disse di sì. È la mente che c'è dietro, che ha modellato tutto il mondo, è il pensiero materialista che sta dietro il comunismo, che adesso sta modellando il modo di pensare, con il permesso politicamente corretto, attraverso mille altre cose. È arrivata, e poi gli Stati Uniti sono davvero la forza propulsiva di tutto questo. Può darsi che la Russia, in questo caso, come siano loro, no? Perché l'errore adesso è arrivato lì e sta impostando tutto il resto del mondo. E un altro grande studioso disse che se mai arriverà il fascismo, no? E negli Stati Uniti ci arriverà sotto forma di antifascismo, e quindi l'errore è sempre lo stesso, si sta moltiplicando magari lì, che non sia quella la nazione che si deve convertire, visto che è quella anche che minaccia il mondo di guerra nucleare adesso, no? E con questo dichiaro tutto il mio essere anti-americano. Sulla settima apparizione, ma io se devo dire, penso che studiando bene le cose sia davvero l'apparizione che ha avuto Lucia per confermare, perché era un po' in dubbio, no? Su cosa doveva fare, per confermarla nella vocazione religiosa. Anche se c'è qualcuno che dice che è un'apparizione predetta, profetizzata, che non è ancora avvenuta, che dovrebbe avvenire a fatti, ma non si sa chi, quando, come, ma questo è un'opinione che va rispettata. Io penso, però, da quanto ho potuto capire, penso che si tratti di quella di Lucia. Bene, grazie, abbiamo concluso, buonanotte.